1979, Narciso Terziani diventa presidente dell'Arezzo. In panchina siede l'ex amaranto Pierino Cucchi. La squadra poteva contare su elementi come Malisan, Cei, Platto e poi il ritorno di Menchino Neri. Davanti giocavano Pasquali e Colusso. Nel tifo si era di nuovo cominciato a sentire il vento dell'alta classifica. La stagione si concluderà al sesto posto. In quella seguente l'Arezzo si classificò quinto e arrivò al successo nella Coppa Italia semiprofessionisti quando l'Arezzo superò in finale la Ternana 0-1 a Terni e 2-0 dopo i tempi supplementari ad Arezzo. Il ritorno tra i cadetti arriverà nella stagione 1981-1982 con la squadra allenata dall'ex goleador interista Antonio Valentina Angelillo e trascinata dal bomber Tullio Gritti. L'anno dopo gli Amaranto guadagnarono la salvezza, ma la stagione d'oro sarà quella 1983-1984, con l'Arezzo che si classificò quinto a soli 5 punti dalla zona promozione. Arrivarono ottimi piazzamenti in Serie B, risultati prestigiosi, in vetrina giocatori di alto livello, a cui presto si apriranno le porte della Serie A, come accadrà anche nella storia più recente. Un periodo di benessere per l'intera città. Narciso Terziani, oltre ad essere il presidente della Serie B, rimarrà anche il presidente che non è mai retrocesso. Dopo di lui, lo spettro di problemi societari tornò a farsi vivo e nella primavera 1988 la squadra tornò in Serie C. Erano gli anni di Ugolotti, Orsi, Traini, Pellicanò, Colantuono, Tovaglieri, con le sue 10 reti nella stagione 1984-1985. E proprio in quella stagione il momento che è entrato di più nei cuori dei tifosi. Il gol del secolo, la famosa rovesciata di Menchino Neri in Arezzo Campobasso. Menchino passa dal rigore sbagliato all'incredibile gol salvezza. Sulla panchina Amaranto c'era Pinella Rossi. Pronto a cross, lo effettua Neri, la rovesciata ed è gol! Splendida rete di Domenico Neri! Grazie Menchino! Splendida rete di Neri! Stupendo gol!